Falconara attraversa la strada sulle strisce pedonali. Un'auto si ferma ma viene tamponata, investita e uccisa una donna di 57 anni. Scatta l'allarme e i ladri scappano a mani vuote, sventati due furti in un bar fanese e in una gastronomia di Pesaro. Anche gli alberghi nella morsa del caro bollette, a Pesaro l'imprenditore Pinoli chiuderà due piani dei suoi hotel. Marco Ferri annuncia l'addio al canale che ha fondato nel 2005. Lascio Fano TV in buone mani. Dopo il telegiornale andrà in onda l'intervista nella quale il direttore spiega le ragioni della sua scelta. Conoscenza, amicizia e inclusione. Il cinema Mazzetti riapre i battenti con la proiezione del cortometraggio Nico e Nico. Il concorso di Miss Italia sbarca Fano, l'annuncio questa mattina nella zona del Pincio con Patrizia Mirigliani e la Miss in carica Zeudi Di Palma, attese dal 16 settembre quasi 200 ragazze. Premiazioni, buon cibo e ottima musica, grande successo al Codma di Rosciano a Fano per la festa del socio della Banca di Credito Cooperativo. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina alle 9.30 a Falconara Marittima, dove una donna di 57 anni è stata investita e uccisa da un'auto sulla Flaminia mentre attraversava la strada con il suo cagnolino sulle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione pare che una Mercedes abbia frenato per far attraversare la donna, poi però l'auto sarebbe stata tamponata da un altro mezzo che stava sopraggiungendo. L'impatto tra i due veicoli avrebbe spinto in avanti il primo, che quindi avrebbe travolto e ucciso la donna. Sul posto i sanitari del 118 e della Croce Gialla che hanno provato a salvarla, ma purtroppo per la 57enne non c'è stato nulla da fare. Il tratto interessato è rimasto chiuso per circa due ore. Anche a Fano questa mattina un pedone è stato investito da una Renault Captur. Alla guida dell'auto c'era un 84enne del posto che stava percorrendo viale Vittorio Veneto. Quando ha visto una ragazza che stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali si è fermato. Il conducente però è ripartito subito dopo investendola. La giovane, una ventenne di Colli al Metauro, è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Torniamo a parlare degli aumenti di luce e gas che si abbattono anche sugli alberghi. E mentre si attendono aiuti da parte del governo, gli imprenditori cercano soluzioni per abbattere i costi. C'è chi, come il Conte Pinoli, chiuderà alcuni piani dei suoi hotel. Sentite. Il caro energia non risparmia nessuno, tutti i settori sono colpiti dai rincari che sembrano non fermarsi e nonostante la stagione turistica sia andata bene, ora anche gli albergatori devono fare i conti con le bollette di luce e gas, ma non solo. Ad esprimere preoccupazione è l'imprenditore Alessandro Marcucci Pinoli, titolare di 6 strutture. È stato facile perché purtroppo le previsioni per settembre, ottobre, poi novembre, dicembre non ne parliamo. Sono pessime perché intanto c'è questa grossa crisi economica, poi sembra che riprenda la pandemia, poi c'è la guerra, poi l'aumento delle bollette, di queste bollette, il gas, la luce, una cosa incredibile, ma è aumentato tutto, anche dal pane, la frutta, la verdura, la carne, il pesce, sono aumentate moltissime, le lavanderie. Quindi non sarà facile, infatti io penso, ancora non ho fatto i conti perché li faccio a fine anno, ma nonostante abbiamo lavorato tanto, con tutti gli aumenti che ci sono stati, forse faremo pari, se va bene facciamo pari, perché abbiamo avuto tante di quelle spese non previste, perché poi non si possono aumentare i prezzi in corso d'anno. Ormai i prezzi che avevamo fatto a dicembre li abbiamo dovuti mantenere, tra l'altro erano i prezzi di pre-pandemia, quindi erano vari anni che c'erano questi prezzi che fondamentalmente erano abbastanza bassi, però non volevamo perdere i clienti. Quella delle bollette invece Pinoli l'ha definita una stangata, con aumenti che hanno raggiunto il 30-40%. Alcuni colleghi hanno deciso di chiudere i battenti nel periodo invernale. Perché ci sono due cose, intanto chi è in affitto non deve pagare anche l'affitto, non gli conviene, chiude e non paga l'affitto perché sennò rimette di sicuro. E poi le gestioni familiari reggono, ma chi c'è, i direttori, tutte queste cose qua, quando è la fine io penso che rischi di dover chiudere. Io, siccome tra l'altro alberghi di 6-7 piani qui
9 all'Alexander Savoy. Chiuderò due o tre piani in alto se c'è poca gente, insomma, mano a mano che servono li apro, li chiudo in modo da cercare di contenere le spese. Poi cerchiamo di risparmiare il più possibile appunto nel riscaldamento e nelle luci. Cercheremo di sensibilizzare come fanno in tanti altri posti in Europa i clienti, di non, perché i clienti di solito d'estate tengono l'aria condizionata al massimo e le finestre aperte. Oppure d'inverno, termosifone, riscaldamento al massimo e finestre aperte. Allora cercheremo di convincere a tenere le finestre chiuse. Io tra l'altro sono ligio, tutte le regole le seguo, quindi se è obbligatorio tenere 19 gradi e fino a quando non dicono che si può accendere i riscaldamenti non li accendo. Speriamo che si riesca a sopravvivere a questo inverno tragico, sarebbe il terzo. Esce da un parcheggio e investe un ciclista. È successo questa mattina alle 9:40 in via del Fiume a Fano. A bordo dell'auto, una Mercedes, c'era un fanese di 38 anni che ne è uscito illeso. Il ciclista, invece, un uomo di 70 anni, è caduto a terra battendo il volto. È stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Santa Croce. Due furti sono stati sventati nella notte a Fano e a Pesaro dalla vigilanza privata e dalle forze dell'ordine. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 3 nel bar del distributore di carburanti Kuwait in via Sandro Pertini lungo l'interquartiere di Fano. Grazie all'entrata in funzione dell'allarme, gli operatori della Vigilar in servizio presso la sala operativa hanno attivato le telecamere a circuito chiuso, individuando due persone incappucciate, munite di picconi, che stavano tentando di forzare la porta del locale. Allertati i carabinieri, i militari sono intervenuti insieme alla pattuglia dell'istituto di vigilanza. I malviventi però si erano già dati alla fuga senza riuscire ad asportare nulla. Copione simile anche per il tentativo di furto avvenuto mezz'ora più tardi in una gastronomia di Pesaro, dove è scattato l'allarme ed è intervenuta una pattuglia della Vigilar. Anche in questo caso il colpo dei malintenzionati è andato a vuoto. Sono stati avvisati i proprietari e le forze dell'ordine. Marco Ferri lascia Fano TV. Lo ha annunciato il fondatore dell'emittente nel corso di una intervista che trasmetteremo subito dopo il telegiornale. Ecco un breve estratto del suo intervento. Marco, immagino che la scelta di lasciare la televisione, che con tanti sacrifici hai fondato nel 2005, non sia stata una decisione facile da prendere. Perché lo hai fatto? L'ho fatto perché, se vogliamo usare un'immagine che renda un po' l'idea, è un po' come se mi si fosse spenta la fiamma della passione, scomparso ogni stimolo, si è volatilizzato ogni interesse verso quello che è un lavoro che io svolgo da più di 16 anni. Quale sarà la linea editoriale della nuova gestione? Non spetta a me dirlo perché naturalmente dal momento che sto lasciando la presidenza dell'associazione e quindi non avrò più alcuna voce in capitolo, non spetta a me dirlo. Però ho chiesto nelle riunioni passate di poter mantenere e se possibile anche migliorare tutti quei programmi, tutti quei contenuti editoriali che in qualche modo hanno contribuito a far conoscere e apprezzare anche i nostri programmi, non solo a Fano, ma anche nel resto della regione. In più occasioni sei stato tirato in ballo come candidato a sindaco di Fano. Ci sarà la politica nel tuo futuro prossimo? Assolutamente no. È vero che hanno provato a candidarmi, ma io ho sempre preferito rimanere al mio posto, mantenendo il mio ruolo di giornalista, servendo i cittadini, stando, come si dice, dall'altra parte della barricata rispetto alla stanza cosiddetta dei bottoni o la stanza del potere. Quindi niente politica. E poco fa sono stati resi noti i nomi di coloro che fanno parte del gruppo di esponenti della società civile, dell'associazionismo e del volontariato che sta lavorando al progetto di Fano TV. I loro nomi sono Gino Bartolucci, Stefania Bernabucci, Michele Brocchini, Saverio Livi, Arido Severi, Michele Sorce, Roberto Taus e Giancarlo Torcoletti.
Preso atto della scelta del direttore Marco Ferri di lasciare l'emittente per seguire una nuova e più coinvolgente esperienza di vita e di fede, si legge in una nota del gruppo, si è presentata la necessità di trovare chi si prendesse l'onere e la responsabilità di proseguire il cammino di Fano TV, divenuta ormai voce insostituibile della nostra città e del nostro territorio. Di qui la decisione, anch'essa non semplice e non facile, di quanti hanno risposto all'invito e si sono messi in gioco, dando vita ad un progetto serio e rigoroso, capace di concretizzare il passaggio di consegne, un progetto tuttora in itinere, prosegue la nota, che necessita di ulteriori passaggi che riguardano non solo gli aspetti editoriali ma anche quelli economici e coinvolgono non solo i futuri consiglieri ma anche i dipendenti e i collaboratori di Fano TV. Un progetto complesso in fase già avanzata con adempimenti importanti ancora da concludere. Circa i nomi dei futuri consiglieri la nota si conclude con questa precisazione. Potrebbero non essere le mani migliori in assoluto, ma di certo sono mani operose, impegnate e generose, capaci, una volta portato a compimento il progetto, di far sì che Fano TV diventi ancor più la voce e l'immagine di tutti. Ricordiamo che l'intervista al nostro direttore Marco Ferri andrà in onda dopo questo telegiornale e sarà visibile sulle pagine social di Facebook e di YouTube Fano TV. E occhio alla notizia. Cambiamo argomento. Il tenente colonnello Silvano Melasec è il nuovo comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Ancona. Subentra al tenente colonnello Fabrizio Marchetti che dopo 3 anni di intenso servizio nella città dorica è pronto ad assumere un nuovo incarico nel comando provinciale di Perugia. Ha riscosso invece un grande successo di pubblico la festa del socio BCC Fano che si è svolta sabato scorso al Cotma con premiazioni, musica e buon cibo. Sono state 2.800 le persone che hanno riempito e colorato il Cotma di Rosciano a Fano in occasione della festa del socio organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'evento, tornato dopo 2 anni di stop forzato, è stato un importante momento di confronto a livello sociale ed economico, ma anche di sano divertimento per la comunità locale. Il programma è iniziato intorno alle ore 18 con la consegna delle medaglie d'oro agli 8 soci entrati a far parte della compagine nel 1978 e seguita la cerimonia di premiazione del trofeo di bocce riservato a soci, clienti e dipendenti della banca. A vincere la 20ª edizione è stata la coppia formata da Riccardo Campanelli e Lorenzo Lucarelli della filiale di Lucrezia. Mi sembra di essere tornati 3 anni fa, quando l'ultima volta che ci siamo visti e con tanta gente, le file le vedo ugualmente, numerose. Quindi sarà una serata fantastica. I 9.200 soci dimostrano di certo il lavoro che sta svolgendo la banca a 360 gradi, una banca che continua a rimanere vicina al territorio. Sì, ma soprattutto mi fa piacere quando sento dire che nella famiglia i figli seguono i loro genitori, quindi vengono in banca perché sanno un po' qual è il rapporto con la banca, già la loro storia. Per cui quando in una famiglia i figli, no, seguono i genitori perché poi conoscono la banca, c'è un rapporto per me decisivo, perché altrimenti in questo momento molti hanno sempre la preoccupazione perché la banca non è corretta. Noi questo qui lo evitiamo, sicuramente cerchiamo di avere dipendenti bravi, sensibili. Questa è la prima cosa che chiediamo. Qual è la situazione economica della banca nonostante tutto quello che sta accadendo a livello internazionale? Bene, sicuramente è un bel momento perché è un momento di svago per i soci, ma è anche un momento di incontro, di relazione e di confronto. Oltre ad essere l'occasione per fare un resoconto dei primi mesi dell'anno, dell'andamento economico e anche dell'andamento della banca. Io direi una medaglia a due facce, perché dal nostro punto di osservazione notiamo che abbiamo avuto 6-8 mesi positivi da un punto di vista economico e anche la banca, che rispecchia l'andamento del territorio, ha dati importanti. Al 30 giugno abbiamo conseguito un utile di 2.900.000 euro, che ha rafforzato il patrimonio con un indice di patrimonializzazione del 25,1%.
Quello che c'è da segnalare è l'ottimo andamento degli impieghi verso la clientela, quindi è una ripresa economica. La raccolta abbondante negli ultimi anni ha rallentato, ma questo è sintomatico un po' della ripresa dei consumi da una parte e soprattutto degli investimenti per quanto riguarda le aziende. Ai bilanci e ai momenti istituzionali è seguita la cena preparata dalla Proloco di Fano insieme alle Proloco di San Costanzo e di Cartoceto, ben 150 i volontari in campo guidati da Gino Bartolucci. La serata è stata allietata dalla musica dell'orchestra Iuselito che ha fatto rivivere ai presenti un vero ritorno alla normalità. Lei è socio o cliente della banca? Sì. Non mi ricordo, 79-80. È una bellissima banca, molto vicina alla gente, quindi io sono molto contento, un'ottima banca. Siete stati bene, avete passato una bella serata? Sì, molto molto, sì, molto bella. Sono tutti di Fano i suoi amici? Tutti di Fano, tutti. E tutti soci? Non tutti no, ma da buona parte sì. Ecco, lei signora che da 44 anni è socio della BCC, che cosa direbbe a un giovane che magari vuole avvicinarsi al mondo bancario? Sono stata molto contenta della BCC. E da quanto tempo fate parte della banca, di questa compagine? Loro più di tutti. Quanti? 10. Io mi sono trovata sempre bene. Qual è la sua agenzia di riferimento? Lucrezia, sì. Anche il personale, i dipendenti sono disponibili? Molto, molto. Io mi sono trovata sempre bene. Da 10 anni circa sono socia, però ho sempre lavorato con la BCC da vecchia data. Sono molti anni che lavoro. Quindi si gode la festa questa sera? Esatto. Lei fa parte della banca, è un socio? Sono socio. Sì. Da quanto tempo, si ricorda? 35 anni più o meno. Ma siamo vecchi. E 35 anni fa qual è stata la motivazione che l'ha spinta a diventare socio? Per motivi di lavoro, familiari? È successo che eravamo 5 figli, mio padre era socio, allora la quota è passata a uno dei figli naturalmente. Io ero il più piccolo, sono rimasto a cucco, allora mi sono fatto socio anch'io. Poi siccome ho due figlie ho fatto socio anche a mia moglie, così per condition. Passiamo agli asfalti perché continuano ad arrivarci veramente tante segnalazioni. Un nostro telespettatore ad esempio ci ha scritto: ma le ferie non dovrebbero essere terminate per tutte le ditte? A Fano le solite strade disastrate sono sempre più pericolose, da via Bellandra a via Gabrielli fino a viale Vittorio Veneto, e tante altre, ha proseguito, sono sempre più impraticabili. Via Mameli è ancora senza segnaletica orizzontale e ci sono tante altre piccolezze che contribuiscono a rendere più sicura la città, ma sono tralasciate, detto, oppure dimenticate. Il concorso di Miss Italia ha scelto la città di Fano per le prefinali nazionali, attese dal 16 al 19 settembre quasi 200 ragazze che si contenderanno la corona. Dopo quasi 20 anni il concorso nazionale di Miss Italia torna nelle Marche. Ad ospitare le prefinali sarà la città di Fano, che per la prima volta accoglierà dal 16 al 19 settembre 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati durante le 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta la penisola. Ho avuto modo di conoscere la signora Merigliani e da uno scherzo parlando così gli ho detto: ma perché non venite nelle Marche dopo 20 anni a fare le prefinali? E da cosa nasce cosa siamo riusciti a convincerle. Poi ho trovato la collaborazione del comune nella persona di Etia Lucarelli e anche dell'associazione albergatori con Luciano Cecchini, e questa cosa ha preso forma. Devo dire, non è stato facilissimo, ma avere le prefinali è una cosa importante per la città, significa avere centinaia di presenze da tutte le regioni, la stampa di settore, fare in modo che si associ la parola Fano, la nostra bellissima città, a un concorso famoso, ma soprattutto all'idea di bellezza. Quindi è un connubio che in altre parti d'Italia ha avuto anche un grande lascito economico, quindi a noi ci interessa quello, ci interessa anche l'indotto, ci interessa che la città di Fano, così come le Marche, siano anche al centro di kermesse importanti come questa. E a proposito di indotto, il presidente degli albergatori stima circa 1600 presenze in città legate
sera l'iniziativa, che prevede per la prima giornata la presentazione delle ragazze al Pincio alla presenza del pubblico. Poi il sabato e la domenica le concorrenti verranno valutate a porte chiuse da una giuria tecnica al Teatro della Fortuna, mentre la sera del 18 settembre si tornerà di fronte all'Arco d'Augusto per l'annuncio delle 21 Miss, una per regione, che accederanno alle fasi finali del concorso nel mese di ottobre. Infine, il lunedì rimarranno nella nostra città. Le ragazze saranno impegnate con noi a valorizzare la nostra enogastronomia in delle collaborazioni aperte con le attività economiche della città. Le porteremo nel territorio magari a fare delle video, immagini che possono rappresentare al meglio la nostra destinazione. Insomma, vogliamo che questo momento sia un momento che ci possa rappresentare al meglio, rappresentare anche i valori culturali, visto questo sforzo che sta facendo il concorso, insomma, per rappresentare anche questo. Un lavoro che facciamo già da circa un mese con le attività economiche, che arriva alla fine della stagione balneare e che comunque per una settimana intera continua a riempire strutture alberghiere, che quindi continua a movimentare l'economia, e quindi devo dire un bello sforzo da parte della nostra città, degli attori che stanno lavorando con noi, grazie anche a questo supporto, questa decisione della Regione Marche di portare appunto nelle Marche e di scegliere la città di Fano proprio per questo concorso storico. Il paese è alle prese con tante difficoltà, aggiunto alla Patron di Miss Italia, ma le ragazze si sono dimostrate consapevoli e responsabili e il concorso, ha proseguito, ha la possibilità di far conoscere un gruppo rappresentativo della nostra gioventù davvero di grande livello. Mirigliani ha poi segnalato l'elezione di Miss Marche 2022, la civitanovese Glelani Cavalcante, italo-brasiliana di 28 anni. Patrizia, è un concorso che vanta ben 83 anni di storia, un concorso che si evolve e che di certo non punta solo alla bellezza. Miss Italia non ha mai forse puntato unicamente alla bellezza, perché le nostre ragazze hanno sempre raccontato il momento storico che l'Italia viveva. In quel 83 anni, immaginiamoci quante storie di donne sono uscite dal concorso e quante cose sono successe. Berselli disse Miss Italia è lo specchio dell'Italia e lo siamo veramente. Non dimentichiamo che sono circa 10.000 ragazze l'anno che si iscrivono a Miss Italia, quindi è un osservatorio importante sul mondo giovanile e vogliamo raccontare le giovani ragazze come vivono questo momento, viste da esperti di settori diversi che poi vi diremo, ma già la presenza della maglia è importante perché dimostra che c'è, diciamo, un cambiamento di rotta anche in questo. Racconteremo queste nuove ragazze. Zeudi, sta per terminare questo anno intenso da Miss Italia, che cosa lasci e che cosa ti aspetta? Esattamente, sicuramente quello che lascerò, spero, ecco, essendo che ho girato tutta l'Italia, di aver dato contenuti significativi in tutte le regioni che ovviamente ho visitato. Ed è bellissimo ovviamente quello che prendo, perché prendere una maggiore consapevolezza di me stessa, più sicurezza e più anche aspettative per il futuro, perché Miss Italia dà anche questo, tantissime opportunità. Miss Italia è bellezza, Miss Italia è cultura anche, quindi siamo felicissimi anche di fare qui le prefinali a Fano. E i progetti? I progetti ne sono tanti, ovviamente io da buona scaramantica napoletana, ecco, non li dico prima ancora che non sono compiuti. In bocca al lupo. Grazie mille. Partirà con il cortometraggio Nico e Nico, la nuova stagione del Cinema Masetti di Fano, che apre le porte giovedì 8 settembre. Dopo le numerose proiezioni estive all'aperto alla BCC Arena di Treponti a Fano, riapre lo storico Masetti Cinema, recentemente rinnovato nello scorso mese di aprile. La prima proiezione all'interno della sala è prevista per giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 20:20, con il cortometraggio Nico e Nico. La serata avrà, diciamo, uno stile di inaugurazione, convivio dello stare insieme, perché appunto verranno messe insieme queste due realtà, la riapertura e appunto la proiezione di Nico e Nico. Dopo Nico e Nico alle ore 21:15 noi avremo il film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia di Gianni Amelio, Il Signore delle Formiche. Noi siamo molto contenti, da giovedì come Masetti 8 settembre ripartiamo e con
tutte quelle che sono le nostre proposte, autoriali, meno autoriali, per famiglie, fino ad arrivare all'opera lirica che poi magari più avanti racconteremo. Alla presenza dei protagonisti del film Nico e Nico, Nicola Romiti e Nicola Anselmi, questa mattina nel comune di Fano è stata presentata la trama del cortometraggio già uscito alcuni anni fa e tratto da una storia vera incentrata sulla sindrome di Williams. Il biglietto sarà al costo di 5 euro e parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione genitori con sindrome di Williams. Una storia, questione familiare, dove all'interno appunto della mia famiglia un cugino affetto da sindrome di Williams viene riconosciuta solo dopo tanti anni, circa all'età dei 60 anni. Da qui l'idea e da qui la realizzazione del cortometraggio per far capire realmente l'importanza soprattutto della conoscenza. Grande lato negativo della medicina, delle patologie è stare fermi, immobilizzarsi sul non muoversi su quanto riguarda la conoscenza appunto. Tutto questo realizzato insieme, diciamo, sono due le case di produzione, On Stage Produzioni e Movie Start Production di Pesaro, quindi due realtà fanesi e pesaresi che si mettono insieme per il sociale e per la realizzazione di questo cortometraggio. Un bel connubio, ha aggiunto poi l'assessore Tinti, quello di uno spazio culturale come il cinema insieme a chi ha prodotto questo breve film su un tema molto delicato, dove l'assessorato ai servizi sociali ha fortemente creduto e finanziato. Credo che l'importante sia il valore sociale di questa operazione, di questa sfida, sia in una frase: la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Ecco, quando si parla di diversità, quando si parla di differenze, quando si parla di disabilità, davvero bisogna investire sulla bellezza di chi osserva, di chi guarda. Se lo si fa al cinema, in questo caso al cinema Masetti, è davvero un'operazione azzeccata, perché il cinema poi restituisce bellezza e sa davvero promuovere sensibilità e farti emozionare, oltre che farti conoscere le questioni di cui si occupa. È stata presentata questa mattina a Roma la 20ª edizione del Brodetto Fest, uno degli appuntamenti gastronomici più importanti nel panorama italiano e internazionale. L'evento, organizzato da Confesercenti di Pesaro Urbino e dal Comune di Fano, si terrà nella zona del Lido il 9, 10 e 11 settembre. La manifestazione verrà inaugurata venerdì alle ore 19 e prevede incontri, degustazioni, laboratori per bambini, cooking show con le star della TV e gli chef che hanno fatto la storia della cucina italiana. Cultura e spettacolo saranno sotto i riflettori del palco centrale, che torna a Largo Seneca con il talk show di Brodetto Time insieme a Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Federico Quaranta e Vinicio Marchioni. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi l'approfondimento con il direttore Marco Ferri dal titolo Lascio Fano TV in buone mani. Il telegiornale invece torna domani sera alle 20:30. Buona serata a tutti.